A Palazzo Dogana a Foggia si parla di lavoro agricolo e immigrazione, il futuro che nasce dalla terra. E questo è il tema dell'incontro organizzato e promosso da CISL, FAI e ANOLF di Foggia e dalla CISL Puglia per proporre un monitoraggio del territorio, degli uomini e delle donne che lavorano la terra e riflessioni su come il settore possa essere attrattivo per i giovani, per i meno giovani ed anche per gli immigrati. L'analisi è servita a comprendere dove e come si stia orientando il mercato del lavoro agricolo e come le risultanze proposte possano incidere attraverso le scelte fatte dai produttori, dagli imprenditori e da tutte le componenti economiche e sociali del territorio sul futuro agricolo della Capitanata. Il problema che abbiamo è quello della filiera spezzata che porta il valore aggiunto in altri territori, mentre qui abbiamo dei prodotti di eccellenza. Questo tema si interconnette molto anche col discorso dell'immigrazione. Per quanto ci riguarda noi cerchiamo di essere presenti, di dare il nostro supporto, ovviamente non basta, pertanto il futuro sarà, spero, foriero di grandi alleanze per dare risposte soprattutto ai nostri giovani. E nel settore agroalimentare, che rappresenta il lavoro immigrato, è estremamente importante. Se pensiamo che su 1.100.000 lavoratori presenti in agricoltura in Italia, 350.000 sono lavoratori immigrati e stiamo assistendo a un tasso di sostituzione di lavoratori italiani a favore degli immigrati sempre più accentuato. Noi stimiamo che entro il 2030 avremo 50% di lavoratori immigrati in agricoltura. Le migrazioni sono un'opportunità per il nostro territorio, sono un'opportunità per il nostro paese, perché per alcuni lavori abbiamo bisogno di forza del lavoro. Ovviamente però il lavoro, come dice la nostra Costituzione, deve essere fatto in dignità, in sicurezza, preservando la salute, preservando l'ambiente.